Titanfall, ragazzi, è un titolo che è stato un pochettino sfortunato, se vogliamo. Non ha avuto il successo commerciale che Respawn sperava, cioè la ditta che l'ha prodotto. Eppure, quando parlo con le persone, praticamente tutti mi dicono che chi ci ha giocato è stata una gran bella esperienza. Sembra essere un gioco molto solido, da moltissimi punti di vista. Il multiplayer era divertente, la campagna era tutto sommato bella, anche se breve, come da stile di questo tipo di giochi, e beh, l'opinione è tutto sommato positiva, anzi direi parecchio positiva. Infatti non mi sono mai spiegato del tutto perché non ha avuto più successo di quello che ha avuto Titanfall e Titanfall 2, ovviamente, che preferisco. Io ho giocato soltanto al 2 e ho giocato soltanto alla campagna. Se mi conoscete, non sono tipo da multiplayer più di tanto, soprattutto in un FPS, però sapete, anche se non è il mio genere, mi piace se non altro giocare le campagne perché sono belle cinematiche, eccetera. Bene, però ci sono dei rumor, ragazzi, che vanno presi con le pinze, soprattutto in questo caso, e adesso ne parliamo. Però, secondo alcuni rumor, Titanfall 3 potrebbe essere veramente in cantiere. Abbiamo parlato di come quello che vi ho detto io, cioè apprezzato sia il giocatore dalla critica, ma non con un grande successo di pubblico. Però, nuovi rumor potrebbero far rinascere la speranza di un nuovo capitolo della serie. Il noto data miner di Apex Legends, Bias 12, si è uscito con una rivelazione tutt'altro che scontata, cioè che Titanfall 3 sarebbe in lavorazione. Subito dopo, però, profilo privato e messaggio salvato repostato su RSTERA, però sostanzialmente ha cancellato tutto. Poi, questo non è detto, ma se ne è aggiunto un altro di utente che ha detto praticamente la stessa cosa, ma anche in quel caso tweet cancellato, informazioni non più disponibili. Quindi, onestamente ho i miei dubbi, ragazzi, perché metti un titolo che non ha avuto grande successo di pubblico, anche se apprezzato dai giocatori che l'hanno giocato, metti dei rumor poi subito smentiti perché sono spariti i tweet. Onestamente c'è tanto da starci attenti qua, e questo rumor potrebbe essere infondato, anche se i tipi sembravano molto decisi. Detto questo, ragazzi, dobbiamo sempre prendere i rumor con le pinze, però vorrei parlare con voi di una cosa. Che cosa ha portato Titanfall a non essere tanto apprezzato dal pubblico? Magari invece Respawn ha detto: cavolo, con questo titolo non vogliamo arrenderci, cavolo, Titanfall è bello, magari facciamolo veramente il 3, perché col 2 hanno fatto credo lo stesso ragionamento, anzi c'è stata proprio un'intervista a riguardo, ora mi ricordo male, ragazzi, probabilmente, quindi correggetemi se sbaglio, però è stato proprio il ragionamento alla base del 2, dire: cavolo, abbiamo realizzato un gran bel gioco, peccato che è andato un po' così, possiamo fare meglio, insistiamo. Secondo me questo potrebbe essere il caso anche per un eventuale Titanfall 3. D'altro canto, se un gioco non ha avuto tanto successo, rischiare di farne un altro è sempre un rischio pesante, però, perché titoli come questi richiedono milioni e milioni e milioni di dollari per essere sviluppati, perfino da con budget AAA un pochettino risicati, però insomma, si tratta sempre di titoli belli cinematiche, già. Poi comunque Respawn i giochi li sa fare, cioè poco ma sicuro, ok? Non so se avete giocato ad Apex, io pochissimo perché non amo i Battle Royale, però quel poco che ci ho giocato mi ha dato l'idea di un gioco solido. Al di là di tutto, non voglio entrare nelle diatribe di Apex. Rimaniamo su Titanfall, ragazzi. Io ho giocato soltanto la campagna, ma anche a me è sembrato un buon gioco. Fatemi sapere voi qual è stata la vostra esperienza di Titanfall e soprattutto fatemi sapere se pensate che questo rumor possa essere un pochettino fondato e se sperate di vedere un Titanfall 3. Questa è una cosa che mi interesserebbe sapere, perché cavolo, a me è piaciuto, a tanti altri è piaciuto. Magari alla volta buona, chi diventa un pochettino più sulla bocca di tutti? Va bene che è stato sempre lanciato con delle scelte pessime, tipo insieme a tantissimi altri giochi, quindi magari è dovuto anche un po' a quello, però fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Vorreste un Titanfall 3? Potrebbe avere più successo? Secondo voi Remedy vuole insistere su questo titolo perché era effettivamente bello? Qual è stata la vostra esperienza? Fatemelo sapere nei commenti. D'accordo, ragazzi?
Direi che per oggi è tutto, grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo episodio delle mini news e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo ragazzi? A presto!